Geo Mario, cose di questo mondo, con Mario Tozzi. In mezzo a tanti problemi, tanti drammi che riguardano gli uomini, ogni tanto bisogna occuparsi anche dell'altra parte dei viventi, cioè delle piante, delle foreste, ma anche degli animali. E lo dobbiamo fare purtroppo per una notizia che ha talmente tanta cattiveria dentro da farci sospettare della banalità del male. Due persone, due uomini, si sono divertiti a terrorizzare un gruppo di tre giovani cervi con delle moto e con dei mezzi di locomozione, fino ad indurli a scavalcare un parapetto saltando e precipitare per 30 metri nel vuoto, dandosi una morte orribile. Ora, io vorrei sapere che cos'è che passava nella testa di questi individui, per i quali il mio disprezzo è massimo. Nessuna giustificazione c'è per un gesto del genere, neanche se fosse l'ignoranza classica, ma forse non è questo il caso. La maleducazione più tipica, forse questo è il caso, oppure la noncuranza dei sentimenti degli altri, magari anche questo è il caso. Vale la pena di ricordare che gli animali non umani sono senzienti come noi, provano terrore, orrore, paura, dolore, felicità, gioia. E dunque stavo pensando a quale potesse essere, se ci fosse un giudice in grado di farlo, la pena da combinare a questi sciagurati, che certamente non debbono farla franca, cioè non si deve poter pensare che, siccome sono animali, ci possiamo permettere tutto. Dunque stavo pensando che forse a prenderli per i piedi e buttarli giù dal viadotto, legati naturalmente con una corda a molla come il bungee jumping usa fare, potrebbe essere una pena significativa, perché non procurerebbe danno fisico, ma farebbe provare per qualche secondo il terrore che hanno provato quegli esseri viventi prima di precipitare e sfracellarsi al suolo. Chissà se questo indurrebbe queste persone a cambiare, ma in realtà non cambierebbero. Sono gli stessi che gettano i sassi dai cavalcavia, l'hanno fatto per anni, uccidendo persone nella banalità assoluta del male. Sono gli stessi che trascurano e abbandonano animali e umani, spesso i propri genitori. Sono gli stessi che non hanno nessuna curanza di appartenere a un genere e a una specie come quella dell'Homo sapiens, che dovrebbe essere più solidale. Non provo nessuna pietà per questi disgraziati, per questi criminali, si può dirlo. Provo soltanto un grandissimo senso di pena e il desiderio di non incontrarli mai nella mia vita. Geo Mario, cose di questo mondo, con Mario Tozzi.